E ora occupiamoci di occupazione in Toscana. In questi giorni si parla molto di lavoro, di riforma del lavoro. La situazione non è buona neanche nella nostra regione, con troppe incertezze e troppi disoccupati. Gigiola Garini. La crisi occupazionale sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese, tanto da arrivare al suicidio per mancanza di lavoro. Dal rapporto di Eures, infatti, emerge una media di un suicidio al giorno. Del resto, la pesante crisi economica ha i suoi effetti negativi non solo sul lavoro subordinato e sui disoccupati, ma anche nella sfera del lavoro autonomo, con l'aumento di suicidi anche tra artigiani, commercianti o imprenditori autonomi. Sono dati drammatici che evidenziano il clima di incertezza che sta vivendo il paese e anche la nostra regione tra aziende che chiudono e vertenze aperte. Sono vertenze piuttosto delicate, nello stesso tempo c'è anche la consapevolezza che a un certo punto bisogna decidere se su queste vertenze, anche su tante cose che sono ferme, perché come si può dire, è un momento nel quale a tutti, soprattutto anche a noi, è chiesto anche al governo regionale di fare le cose abbastanza rapidamente, perché il tempo da aspettare poco, diciamo, rispetto anche alla salute di tante imprese e al destino di tanti lavoratori. Noi ci vogliamo mettere impegno nel rispetto delle regole e della legge, ma vogliamo fare in modo che ci sia un'accelerazione economica. A peggiorare la situazione, secondo Guglielmo Epifani, la riforma del lavoro del governo e le nuove decisioni in materia di tasse, compresa la grottesca farsa sulle tre rate dell'IMU. I lavoratori dipendenti e pensionati pagheranno a parità di reddito nominale più tasse rispetto all'anno scorso e sto parlando di IRPEF. Se a questo aggiungiamo l'IMU e tutto il resto, è chiaro che il carico fiscale sul lavoro dipendente e sul reddito da pensione cresce in maniera sproporzionata rispetto ai redditi che non crescono.